Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati in questo nuovo video. Oggi andiamo ad aprire uno dei kit che abbiamo visto in uno degli ultimi video, quindi lo apriamo bene, vediamo bene nel dettaglio cosa c'è all'interno, come è fatto il quadro e come sono fatti i diamanti. Vi do qualche consiglio utile su come realizzare questa tipologia di quadri, sono molto molto divertenti. In alternativa anche un po' del puzzle, ho visto che moltissimi di voi si stanno dedicando ai puzzle in questo periodo, vi capisco, ne sto facendo molti anch'io e questi sono davvero un'ottima alternativa. Le ore passano velocissimamente e niente, andiamo ad aprire il kit, ma prima ricordatevi di lasciare un mi piace al video e iscrivetevi al canale. Se ancora non l'avete fatto, cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale. E niente, andiamo. Allora, andiamo a vedere in dettaglio cosa contiene il kit. Allora, come prima cosa, troviamo una pennina con la punta cava alla quale poi si va ad aggiungere il gel per riempirla e servirà, diciamo, come colla per riuscire ad alzare e prendere le perline. E poi questo vassoietto serve per raccogliere appunto i nostri diamanti e soprattutto per riuscire a girarli tutti in modo da riuscirli a prendere dritti. Ma vediamo in seguito poi come usarli nel dettaglio. E poi qua ci sono tutte le bustine. Queste bustine contengono tutti i diamanti che in questo caso ho scelto a base quadrata e ogni bustina appunto ha un numero e dei diamanti di colore diverso, anche se alcuni magari in videocamera sembrano uguali, in realtà non lo sono, hanno tutte sfumature diverse, quindi sono tutti diamanti divisi per colore appunto. La quantità di diamanti che contiene la bustina è sufficiente per tutto il quadro, in più ne avanzeranno anche molte. La quantità poi è ovviamente in base a quanti poi bisogna anche inserire nel quadro, incollare nella tela. Infatti, come vedete, quelli bianchi sono tantissimi perché verranno poi utilizzati nello sfondo. Questa qui invece è la tela. Nel mio caso io ho scelto l'immagine di un gattino tutto colorato e la mia tela è di 25x25. Questa non è altro che una tela di stoffa alla quale appunto è stampato il soggetto, rivestito con una base adesiva e poi protetto da un foglio trasparente di plastica, insomma. La primissima cosa che vado a fare è stendere il quadro e a togliergli le righe delle pieghe. In genere per i quadri di questa misura, o comunque quelli piccoli in generale, basta scaldare un po' la tela con le mani e questa già prende la forma piatta, quindi insomma non è niente di difficile. Tornando sempre alla nostra tela, qui in parte, come vedete, c'è una leggenda sulla quale ci sono dei numeri e ogni numero corrisponde appunto ad il colore di un diamantino. Adesso andiamo a vedere più precisamente. Se vedete, il numero 1 corrisponde a questo quadratino qui, che è quello blu, quindi c'è un simboletto ed un numero. Il numero corrisponde al numero della bustina e il simbolo invece al simbolo che c'è disegnato sulla tela sulla quale bisognerà incollare quel determinato brillantino. Ecco, qui da vicino forse riuscite a vedere un pochino meglio i vari simboli. Non è detto che il colore sulla tela corrisponda a quello del simbolo, mi raccomando. In questo caso vedo che gli assomiglia abbastanza, ma non è così per tutte le tele. Un consiglio che vi do prima di iniziare è di procurarvi una scatolina di questo tipo, divisa in varie piccole sezioni sulla quale inserire i vari diamanti colorati. Ancora meglio se le varie sezioni sono staccabili e hanno coperchio separato. Nel mio caso invece è tutt'uno sia le sezioni che il coperchio. Comunque volendo nel sito trovate tutto quanto. Quello che vado a fare io per velocizzare il mio lavoro è quello di scrivere in ogni sezione, in ogni quadratino della mia scatolina il numero
della busta corrispondente al sacchettino che poi andrò a versare all'interno. Quindi vado a riempire la scatolina. Ogni quadratino del suo colore. Se non avete questa scatolina divisa, non c'è problema, si può utilizzare ovviamente lo stesso, si può realizzare lo stesso il quadretto e vi faccio vedere come appunto con la prima bustina. Allora, come prima cosa vado a vedere che numero è questa bustina, che è il numero 25, e vado a vedere nella leggenda a che simbolo corrisponde il numero 25. Corrisponde a questo simbolo qui, che è un quadratino giallo con una lettera. Quindi verso i miei diamanti nel mio vassoietto, prendo la penna e vado a riempirla con il gel, la cera gel, non so di preciso cosa sia. Vado a riempire la punta e questo servirà per incollare, diciamo così, i diamanti alla punta. Vado a riempire bene senza esagerare, elimino poi l'eccesso di cera. Di queste pennine ce ne sono di vario tipo e nel sito ne trovate tantissime e poi nel corso del video ne vedrete alcune. Anche se il kit arriva completo, comunque nel sito ci sono anche tantissimi altri accessori, strumenti per la creazione di questi quadri. Allora, vado ad aprire un po' alla volta la plastichina e lo preferisco perché così non vado ad incollarci le maniche sull'adesivo. Prendo il mio vassoietto e lo agito un pochino in modo da raddrizzare tutti i diamanti e rendermi il lavoro più veloce. E poi vado a prendere un diamante alla volta e lo vado ad incollare nel quadratino corrispondente appunto alla leggenda. Allora ci avviciniamo un pochino così lo vedete meglio. Ecco, la lettera corrispondente è una A a sfondo giallo. Se sbagliate nessun problema, prendete una pinza, si può staccare il diamantino e raddrizzarlo, staccarlo e metterlo sulla casellina corrispondente. Queste pinzette sono, non si trovano all'interno del kit, ma potete comunque comprarle nel sito e sono molto molto utili perché hanno una punta molto fina e lunga che si può utilizzare appunto per correggere la posizione dei diamanti. Bene, ho finito di incollare tutti i diamantini gialli. Quello che vado a fare adesso è riprendere il mio vassoietto e il sacchettino dei diamantini corrispondente, quello con numero 25, e semplicemente risvuoto il vassoietto all'interno del sacchetto e lo vado a chiudere con un pezzettino di scotch in modo da non perdere tutti i diamantini che sono rimasti all'interno. Questo è il metodo che ho utilizzato fino adesso e che non avevo la scatolina divisa colore per colore, ma come vedete non c'è nessun problema, insomma si può far benissimo anche senza. Io utilizzo la scatolina semplicemente per comodità e per velocizzare il tutto. Adesso cambio colore e vado ad incollare tutti i diamantini color rosa chiaro. Il procedimento è sempre uguale a quello che abbiamo appena visto con i diamantini gialli. Sto utilizzando un altro vassoietto in questo caso, giusto per mostrarvelo, come vedete, questo ha alla fine del vassoietto una sorta di imbuto e questo ci facilita semplicemente lo svuotamento del vassoietto quando bisogna riempire di nuovo, i sacchettini di plastica. Ora il procedimento l'avete capito, io vado avanti con il mio quadro, vado avanti veloce così riuscite a vedere tutta la realizzazione, della tela. E niente, continuo cambiando i vari colori, i vari diamanti. Qualche piccolo consiglio che vi posso dare per questa tipologia di diamante, che sono i diamanti quadrati, è di cercare di incollarli il più dritti possibile.
Se riuscite, potete farlo anche benissimo con la pennina. In caso contrario, ci sono alcuni strumenti che vi possono aiutarli a farlo in modo migliore. Sempre in sito trovate appunto diversi strumenti che potete scegliere per incollarli dritti. Per fare lo sfondo o comunque le zone in cui ci sono diversi diamanti in fila, dello stesso colore in fila da incollare, anche qui c'è un altro strumento e questo serve per incollare più diamanti in una sola volta. È utilissimo anche per fare lo sfondo. Ecco, questo qui è esattamente lo strumento di cui vi parlavo. Come vedete, è una penna con due punte di diversa tipologia. Da una parte c'è la punta singola come quella che avete visto fino ad ora, mentre dall'altra parte c'è una punta lunga e stretta sulla quale si vanno ad incollare più diamanti per volta. In questo caso questa pennina è da 10 diamanti, ce ne sono anche di diverse lunghezze, quindi non sono tutte grandi uguali le pennine. Anche in questa bisogna prima riempirla con la cera per poi andare a raccogliere i diamantini. In questo caso il vassoietto è ancora più utile perché andando ad raddrizzare i diamantini si formano delle file. Il vassoio è appunto realizzato apposta per facilitare la raccolta dei diamanti. Si formano queste file e quindi utilizzando la parte più lunga si vanno a raccogliere più diamanti alla volta e poi anche ad incollarli sulla tela. Utilizzare questa pennina incollando più diamanti per volta non è semplicissimo ed è soprattutto in questo caso che io vedo di non essere proprio bravissima ad incollare questi diamanti in modo molto dritto, preciso. Quindi insomma bisogna fare un po' di esperienza prima di riuscirlo ad utilizzare bene. Questo strumento comunque non è difficile, non è impossibile, ma soprattutto velocizza moltissimo il lavoro, soprattutto quello che dovrò fare poi nello sfondo, che sarà tutto bianco. Ok, io vado avanti veloce così potete vedere tutta la realizzazione del quadro. Ora è arrivato il momento di realizzare lo sfondo è uniforme, tutto bianco e quindi lo vado ad utilizzare con lo strumentino di cui vi parlavo prima, la pennina nella quale posso prendere più diamanti alla volta, 10 diamanti alla volta nel mio caso. Come vi dicevo prima, essere dritti e precisi con questo strumento non è facilissimo, ci vuole un po' di pratica. E infatti, se ci fate caso, non sono stata molto precisa e c'è qualche buchino tra un diamante e l'altro. Ecco, questo bisognerebbe evitarlo. E ho notato che questa cosa succede soprattutto con i diamanti quadrati, che diciamo che per iniziare non è esattamente la tipologia di diamante che vi consiglio. Nel sito ci sono diverse tipologie di diamante, quindi insomma potete incominciare con le altre. E sempre per fare lo sfondo e per andare dritto si può utilizzare anche questo accessorio particolare che è una sorta di righello, anche questo lo trovate in vendita nel sito. Ci sono anche altri tipi
di righelli, diversi altri strumenti che hanno lo stesso scopo, quindi quello di andare dritto e non creare buchi e non creare spazi tra un diamante e l'altro, poi insomma voi scegliete quello che preferite. Ok, ho quasi finito, è arrivato nel frattempo anche l'aiutante perché questo è uno di quei passatempi che può fare chiunque davvero, dal più piccolo al più grande. E niente, con questo è tutto. Io vi ho dato tutti i consigli che mi sembrano più utili per la realizzazione di questi quadri. Non sono una vera esperta perché comunque non ne ho realizzati tantissimi. Potete lasciare sotto nei commenti anche tutti i vostri consigli, ma anche tutte le vostre domande, i dubbi. Io sarò contentissima di rispondervi. Pensate a questi kit anche come idea regalo perché vi assicuro che saranno contenti tutti, dagli adulti ai bambini. E niente, se volete aprire un altro kit lasciatemi scritto anche questo sotto nei commenti, ricordatevi di lasciare un mi piace al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!